Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qui nel salotto di Rosa Spina, bentornati dopo la pausa estiva. Siamo con Francesco Pedone, uno dei primi maestri di Genova, che partecipa insieme a tante altre bellissime persone a questa iniziativa che è La Speranza in un Abbraccio, la Maratona Tango Royal che speriamo tutti di poter tenere a dicembre di quest'anno, ma eventualmente rimanderemo. Ciao Francesco, ben Ciao, arrivato. ciao. Sì, ciao a te, ciao a tutti i nostri amici. Bene, Ecco, allora parliamo del nostro sì. tango. Parleremo assolutamente di tango, anche perché noi abbiamo avuto modo un po' di sentirci qualche giorno prima e nella conversazione che ci siamo intrattenuti ho veramente colto in te uno spessore e un'esperienza incredibile, perché tu hai sperimentato tutti i linguaggi che il tango può offrire, passando dal tango milonghiero al tango salon, fino ad arrivare all'espressione più artistica che è il tango teatro. Volevo chiederti come tutto questo ha arricchito non solo la tua vita personale, ma anche proprio l'esperienza poi nell'insegnamento. Ma innanzitutto, io prima di ballare il tango, tango argentino, facevo altro tipo di ballo che erano gli standard e i latini, però c'aveva qualche cosa che a me mancava, quale l'improvvisazione e l'autentica artisticità che poi logicamente ho ritrovato nel tango argentino. Quindi ho cominciato a interessarmi del tango argentino. E dopo un po', guardando la televisione, guardando i filmati, guardando anche i film che allora andavano di moda nelle sale cinematografiche, ho voluto estendere l'interesse di Argentina. Per fare ciò, dopo 5 anni, io ho cominciato nel 98, nel 2003, quindi sono andato in Argentina per capire meglio che cos'è il mondo del tango argentino, che logicamente già là si scopre che è qualcosa di più ampio, che non è solo ristretto alla sala da ballo, ma anzi, là addirittura il tango, loro a Buenos Aires lo vedono molto di più nel tango poetico e cantato. Infatti, il più grande mito per loro è Gardel. Tanti argentini, noi pensiamo che siano tutti ballerini. In realtà, la maggior parte dei argentini sono amanti del tango, ma in quanto cantato, e tanti non lo ballano neppure. Non parlo più. Quindi, da quello che tu mi stai raccontando, nel 98, quando tu hai iniziato, non c'era tutta quella disposizione di informazione che abbiamo noi oggi. Certo, Non sì, c'erano degli anzi. insegnanti diretti con i quali tu potevi confrontarti, hai dovuto proprio andare tu alla ricerca e poi andare in Argentina per apprendere una conoscenza che era quasi andata persa. Sì, all'inizio addirittura sembrava che fosse una continuazione dei tanghi standard, ossia c'erano delle figure codificate e bisognava rispettarle. L'occio, c'è questa figura che è la camminata, c'è il gancio, c'è il giro e una seguiva l'altra, proprio come nello standard. Infatti, la prima volta che hanno aperto la milonga a Genova e mi hanno visto ballare, addirittura alcuni dicevano: "Ma Francesco cosa fa? Sta improvvisando?" Come Ok. dire, non sta seguendo la routine di figure che sono scritte sul libro, no? E quindi ero apparso subito una cosa strana. Poi hanno capito logicamente che il vero tango, fatto sia in sala ma anche nelle altre espressioni, è più basato sull'improvvisazione. Ecco, volevo chiederti, tu in questi arco di anni hai sicuramente cambiato diverse partner di ballerine e quali sono le figure femminili più importanti per te che ti hanno accompagnato e cosa ti hanno dato artisticamente sia loro sia tu a loro, come si è evoluto insomma il rapporto negli anni e Sì, se hai ho visto anche iniziato. un cambiamento nel ballo.
Sì, ho avuto importanti ballerini proprio all'inizio, che ora sono delle importanti figure e insegnanti nel tango, ma in particolare io metterei tre ballerine nel mio, diciamo, nella mia sfera di miglioramento e anche apprendimento culturale per quanto riguarda il tango. Queste sono Daniela Forconi, con la quale ho avuto, diciamo, la grazia di poter andare proprio in Argentina con lei per 5 volte, 5 stati, e ho partecipato ai mondiali con lei, a ben 3 edizioni di mondiali, di cui una è andata male perché ero malato, o sono solo apparso la prima volta, poi ho dovuto mollare lì, ma le altre due sono andate bene, e di una c'è appunto un filmato Sì, bellissimo, che veramente vedrai poi bellissimo. nel Okay. link, quella del manichino, che Esatto, che come abbiamo avrai tutti condiviso. intuito, sì, come avrete intuito, è stata estrapolata questa coreografia per i mondiali, ma da una scena di tango teatro di una pièce che avevo portato già nei teatri di Genova. Poi la seconda è Delia Bellotti, molto importante anche lei, perché lei ha potuto raffinare la grazia del movimento, anche la poesia, mentre Daniela Forconi era qualcosa di tecnico. Daniela Forconi mi ha anche insegnato a diventare attore. No? Mentre la Delia era più basata sulla grazia e sulla poesia, infatti lei insegna danza terapia e danza e anche la danza basata sull'ascolto della musica, quindi lei mi ha aiutato in questo. E poi c'è la Dorian Stein, che è una ballerina di danza classica mi ha dato la possibilità della sua partecipazione alle mie pièce. E c'è anche il filmato con Dorian Stein, che metterei il link. E lei è servita proprio perché mi ha dato una spinta a migliorarmi tecnicamente, perché avere a che fare con una ballerina di danza classica, per forza Devi devi cambiare. mettere su qualche cos'altro, no? Che riguarda la danza classica, quindi la stabilità, la fermezza e anche la impressione artistica diversa da quella che può essere del tango. Ma tutto questo fa parte anche del tango, perché tante ballerine, anche importanti del tango, vengono dalla danza classica. E il fatto che io abbia potuto toccare di mano a ballare con una ballerina di danza classica è stato un grande miglioramento. Quindi queste qua sono le mie tre che mi hanno dato molto per lo sviluppo del mio, non solo insegnamento, ma approccio alla grande sfera del tango. Perché poi ne parleremo nel patrimonio dell'umanità, il tango, non tango argentino, attenzione, molti scrivono tango argentino, è il tango. Il tango è patrimonio immateriale dell'UNESCO. Perché? Perché non è solo un qualche cosa che è chiuso nella sala da ballo, il tango è cultura e prende molte, diciamo, vie, che va dallo sviluppo musicale, si passa dalla orchestra tipo Gauchos di Canaro alla grande orchestra di tipo sinfonico di Piazzolla, a proprio anche il ballo che si sviluppa da ballo arabalere, kangenge, e diventa tango nuevo. Poi la poesia che prima era volgare, poi è diventata importante e poi è diventata New Pop con i grandi, diciamo, poeti argentini, di cui Borges è stato il primo, ma poi sono venuti gli altri. Ma poi, diciamo, lo sviluppo dei film, il tango è un ballo scenico, è un ballo fatto per essere portato sul palcoscenico, a differenza di tanti altri. No? E quindi c'ha il suo sviluppo teatrale, e dietro lo sviluppo teatrale ci sono i miti, a partire da Malena, Mireia, vari, e lo stesso Gardel è diventato un mito. Poi tutta la storia che si lega ad altre realtà di Buenos Aires, e che sono i migranti, e quindi gli stessi migranti diventano mito, il modo di parlare. E quindi il tango, col fatto che poi mette come base il fatto che è stato inventato
da immigranti, ossia che siano per in grande parte italiani, ma poi polacchi, ebrei. Si tolgono a volte, si tolgono gli ebrei, ma sono molto importanti gli ebrei, no? Perché gli ebrei, anche se diciamo hanno voluto chiudersi, in realtà hanno partecipato nel loro piccolo dal punto di vista di partecipazione proprio fisica, ok? Poi ci sono qualcuno, sembrerà strano, ma gli spagnoli purtroppo quasi c'entrano poco nel mondo del tango, perché gli spagnoli... La musica... No, per il semplice fatto che loro erano il primo livello, come diciamo, parte etnica. Ossia, vediamolo un po' razzisticamente, loro si mettevano in alto si mischiavano specialmente con l'ultima classe, che erano gli italiani. E allora gli spagnoli avevano già le loro danze, non avevano bisogno del tango. Anzi, il tango in Argentina, gli spagnoli l'hanno sempre mistrattato ed è parlato male. Quindi gli spagnoli entrano proprio perché è in un paese filo ispanico ed è parlato in spagnolo. Tanto che il tango, per evitare anche questo, ha cercato anche di legarsi a un'altra lingua, che è il lunfardo. E questo fa, ma tutto fa cultura, ecco. Ma infatti, con la definizione di patrimonio immateriale, bene culturale di protezione, leggevo che uno degli elementi è stato anche quello di proteggerne le radici, cioè si è sentito a un certo punto la necessità di proteggere le radici del tango. Ecco, la definizione che è stata assegnata al tango, secondo te in questi 12 anni ha portato un miglioramento, ha portato le persone ad avvicinarsi di più, hanno una comprensione di che cos'è il tango, lo percepisci tu questo o no? A parte questi due anni che sono stati terribili. In larga parte ed è anche giusto tutte le versioni, per molti il tango è un modo di socializzare. Ed è questo qua anche un aspetto valido per quello che riguarda il tango, ma per molti non è un aspetto artistico e culturale. Quindi vengono in sala per imparare il ballo, per comunicare, per ballare con la gente, per sentire la musica, ma non va oltre la maggior parte delle persone. Anzi, molte persone, quando sentono la musica moderna, dietro tango, ne sono disgustati, quando invece anche lì, se leggiamo per quanto riguarda tutto lo sviluppo che ha portato a definire il tango bene culturale, patrimonio dell'umanità, è proprio perché c'è questo sviluppo. Quindi parlare anche delle nuove orchestre che fanno il tango elettronico rende questo veramente cultura, ossia il tango è un elemento in sviluppo. E a volte penso, chissà tra 20 anni come sarà il tango, però fa parte della cultura, ossia noi per parlare di tango non possiamo escludere Piazzolla, non possiamo escludere anche come, che tra l'altro li hanno riconosciuti, Bajo Fondo e Gotham, fanno parte della cultura del tango, escluderli è sbagliato, e tra l'altro sono tutti gruppi argentini, non è che vengono da, non so, dalla Francia o dall'Italia, diciamo. Tutto è in evoluzione, tutto dobbiamo essere capaci a riconoscerlo. Se non riconosciamo tutto questo, finirà che facciamo morire il tango. E secondo me fermare il tango solamente agli anni d'oro, che sono gli anni 30 e sono importanti, è un po' farlo morire, perché sembra che non abbia vita il tango, lo stiamo cristallizzando. Invece aprirlo... Forse è stato fatto proprio per proteggere le radici, come in un grande albero della terra. Le radici sono gli emigranti. E quindi... le radici forse sono anche le origini degli anni 30. Chiariamo bene cosa sono le radici e poi riconosciamo la ramificazione. Gli anni d'oro, secondo me, poi le opinioni sono opinioni, l'anno d'oro è dove abbiamo avuto il vertice massimo, ma le radici sono gli emigranti. Sono le varie culture che si uniscono e definiscono una nuova musica dovuta a un incontro tra, questo molti testi danno sono d'accordo, uno alla musica, diciamo, mazurka polka, con la musica dei pasadores, quella che portavano i cantastorie. Questa unione tra i pasadores che suonavano con i fisarmonicisti feruliani, si diceva, che col flautista che veniva dalla Francia o il violinista ungaro, no?
ha cominciato a creare il tango, che prima era definita la musica dell'Arrabal, il ballo dell'Arrabal. Il tango è venuto un po' dopo, nasce la parola tango anche dispregiativa, in quanto dicono, ecco, no, lì nei quartieri dell'Arrabal continuano il ballo del tangon. Il tangon era quello ballato dai neri ed era una cosa dispregiativa, quindi poi è rimasto il nome tango, ma nasceva, diciamo, un po' dopo la nascita del tango vero e proprio, stiamo parlando del periodo degli immigranti, e quindi il tango come radici è semplicemente unione di più culture, ossia non è il tango degli anni 30, perché lì invece lo stiamo chiudendo a qualcosa di piccolo, no? Invece la radice del tango è questa universalità, globalizzazione, una prima globalizzazione spontanea, nasce il tango. E secondo me è questa. Quindi la musica folka mazurka, la musica dei pajadores con le chitarre e il modo di cantare napoletano ha fatto sì che nascesse questo tango. Ok. Quindi in questa tematica di inclusione, che poi è il motivo per cui Alessandro Uccello si è fatto portatore per l'associazione Alzheimer della Liguria, ha creato questa iniziativa che vuole proprio essere inglobare la cultura del tango e inglobare anche la diversità delle persone, soprattutto delle persone in difficoltà. Io ti chiedo se hai un'esperienza personale da portarci come testimonianza di un abbraccio che per te è stato significativo e che rientra in questo filone per ricollegarci all'essenza stessa di questa iniziativa. Bene, e ringraziamo tutti Alessandro per quello che sta facendo, per tante cose, iniziative che sta portando avanti, logicamente per il bene di tutti e della comunità, ecco, sì. A partire da, appunto, per la lotta contro l'Alzheimer. Ecco, tu hai un'esperienza personale, qualcosa che ti ricorda, che Sì, non hai avuto purtroppo sì, contatto? perché mia madre è mancata. Se vuoi parlarne, perché è molto Mia personale, madre. non... Mia madre è mancata per l'Alzheimer. Per Ed è l'Alzheimer. stata una cosa spiacevole perché una madre che non riconosce i figli e le persone vicino non è tanto bello. No. Per lei all'ultimo ero un estraneo, ero vicino di casa e questo non è bello. E poi quando è mancata, diciamo, come quasi non capivo perché l'Alzheimer potesse portare via una persona, no? Quello non ho ancora capito e mi dispiace molto. E Quindi questo penso che sia una sofferenza un po' per tutti, ecco. sì, ecco, infatti è la malattia dell'Alzheimer, come tante altre malattie purtroppo, che nel tempo perdurano, non intacca solo l'ammalato, ma tutto il tessuto familiare. Quindi è molto Sì, importante che queste persone gli non si si diventa sentano estranei. solo. Sì. Se l'Alzheimer dovesse essere un virus che colpisce il mondo, diventeremo tutti estranei. Terribile. Sì. Terribile. Vabbè, fortunatamente No, questa è ecco, fatta. infatti io mi sto accorgendo che più passa il tempo, più ci sono persone che aderiscono a questa iniziativa, ma non credo che sia solo un modo perché è diventata una vetrina, ma forse perché probabilmente il Covid in questo periodo ci ha reso consapevoli di che cos'è la solitudine. E quindi il tango è veramente un elemento naturale che serve a combattere la solitudine, al di là dell'aspetto culturale. Oh. Vabbè, tutte le danze in genere, tutte le rappresentazioni figurate, anche diciamo il cinema, anche il teatro, serve per socializzare e comunicare. Ecco, il tango, anche questo di bello aspetto come danza, il saper comunicare. Io con i miei movimenti del corpo comunico alla ballerina come ballare e non è che lei deve seguirmi appieno. Quando si diventa bravi, il tango c'è questo che ogni ruolo è definito in sé, ossia l'uomo balla da uomo e la donna da donna. E anche il fatto è un po' da sfatare quello che la donna segue il cavaliere ciecamente. La donna rimane donna e quando si balla il tango a livelli alti,
Addirittura la donna deve essere quasi la protagonista. Questo avviene nel tango scenario, avviene nel tango nuovo. La donna è protagonista, ossia è l'uomo balla per la donna, perché alla donna piace ballare. Come dicono i maestri argentini, io, l'uomo, deve ballare come se offrisse una rosa alla propria amante. E quindi io, quando ballo, per comunicare, devo cercare di essere di gradimento a lei e farla ballare. Non voglio che lei mi segua ciecamente. Lei deve ballare e fare di tutto perché lei possa ballare bene, ascoltare la musica e possa inventare. Ci sono molte ballerine che vogliono ballare semplicemente camminando, ma ci sono molte ballerine, mi capita spesso, che vogliono volare. Sono quelle che a volte in sala sono criticate perché alzano le gambe, fanno, però se vogliono questo, io sono il tipo che va bene, balliamo così, non esageriamo, però balliamo anche così, perché a lei piace così. E infatti quasi tutte che queste, diciamo, ballerine estrose poi alla fine mi ringraziano proprio in maniera evidente. Ma perché? Perché io faccio in modo che ballino come a loro piace. L'uomo offre una rosa alla propria partner. Ecco. E questo, secondo me, è il senso del tango. E su questo... Logicamente tutto in un abbraccio. In un abbraccio. Allora, su queste bellissime parole di conclusione, e proprio hai descritto un quadro, io ti dedicherei una poesia, come la dedico a te, la dedico a tutti quelli che ci ascoltano. Posso aggiungere una cosa? Sì. Posso aggiungere? Se guardate certo. Dietro le mie spalle ci sono i quadri. Di questa, sì, sì, ho visto, questa bellissimo. È la Dorian. E questa qua è la Delia. E poi dietro ci sarebbe la Forconi, ma vabbè, fa lo stesso. Non si vede. Non si quindi, vede. Quindi per te le donne veramente hanno lasciato... Beh, perché dipingo anche a loro, ho fatto anche dei ritratti a loro. Okay. Bravissimo, bravissimo. Allora, io ti leggo questa poesia perché ci tengo tantissimo e proprio per gli argomenti che poi hai toccato e anche in ricordo della tua mamma, trovo che sia azzeccatissima. È una poesia di Alda Merini. Accarezza, mio amore, ma come il sole che tocca la dolce fronte della luna. Non venirmi a molestare anche tu con quelle sciocche ricerche sulle tracce del divino. Dio, arriva l'alba se io sarò tra le tue braccia. Grazie Francesco per la tua testimonianza. Grazie a tutti voi. Grazie. Ciao. Ciao.